Grande festa per i neolaureati della D'Annunzio in Piazza Salotto a Pescara. Per la prima volta nella storia dell'Ateneo Teatino Pescarese è andata in scena la cerimonia delle pergamene con i nuovi dottori che hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode. Il magnifico rettore, il professor Sergio Caputi, alla presenza del Senato Accademico e dei direttori di Dipartimento, ha consegnato personalmente gli attestati, proclamando i nuovi dottori dei rispettivi corsi di laurea conclusi con successo. Tra i presenti, il prorettore vicario, la professoressa Augusta Consorti, altri rappresentanti dell'Accademia e dei docenti, gli studenti ed il personale tecnico-amministrativo che hanno rappresentato tutta la comunità della D'Annunzio. Dopo il saluto di benvenuto del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l'intervento del rettore, è seguita la testimonianza di un ex laureato di eccellenza della D'Annunzio, Mattia Russell Pantalone, poi la consegna delle pergamene e l'intervento di Luca Bete. La cerimonia si è conclusa con il classico lancio del tocco. È la prima volta nella storia della D'Annunzio che viene organizzata una cerimonia pubblica per la consegna delle pergamene ai neolaureati, commenta il rettore Caputi. Abbiamo deciso di tenere questa cerimonia a Pescara, in Piazza della Rinascita, che è uno degli spazi più importanti e suggestivi d'Abruzzo. Essere presenti sul nostro territorio, con una festa così importante, riafferma l'attenzione che l'università rivolge alle città che la ospitano e che anche con questi eventi possano sentire l'orgoglio di essere sede di un Ateneo sempre più prestigioso.